Allora, siamo con Stefano Fiaschi, che è un edicolante di Firenze, anzi, per meglio dire, di Prato. Prato. Di Prato. Nell'ambito di questa carrellata che stiamo facendo, e abbiamo iniziato ieri, tra gli edicolanti della provincia, tutti edicolanti che sono stati segnalati dal segretario del Sinagi di Firenze, che è appunto Raniero Casini, che avremo con noi poi a chiusura. Di questo giro avremo con noi a chiusura venerdì prossimo. Allora, Stefano, innanzitutto buongiorno. Buongiorno Fabio. Tu sapevi dell'esistenza della radio? Sì, ti avevano avvertito. Sì, mi avevo avvertito e poi ogni tanto quando ho 5 minuti mi sento sempre Ecco, sul computer. ma insomma, te lo saresti aspettato una radio per gli edicolanti, una radio web? O No, meglio, certo. il senso della domanda è: secondo te è utile? Si può fare qualcosa di buono? Certamente perché si trasmette un messaggio a tutte le persone che magari non arriva, non può arrivare il sindacato, oppure sono poco informate, perché tu sai, questo nostro lavoro ci porta via l'anima praticamente dalle 5 la mattina alle 7 la sera tutti i giorni. Che noi fuori tempo, sai, ne abbiamo poco, E diciamo, a disposizione libera. certo. Senti Stefano, parliamo un po' proprio della tua attività. Da quello che già hai detto, insomma, ti sei già presentato, sei uno che ci dà parecchio dentro, insomma. Non so se ti assiste la famiglia o fai tutto da solo, hai qualche aiuto. Ah, ma Com'è la... assiste la moglie, mi dà una buona mano, la moglie per i resi, per tutte queste cose qua. Poi insomma c'è anche la famiglia da accudire, sicché purtroppo diciamo rimango magari solo il pomeriggio, dove neanche è anche più noioso, perché il pomeriggio, almeno qua nelle nostre zone, non è che abbiamo tanto lavoro, ecco. È più la mattina per i quotidiani, i giornali. Poi il pomeriggio l'ho molto stanca, ecco. Senti, io sono particolarmente curioso della tua attività, nel senso che tu sei in una zona che negli anni ha cambiato il volto, parecchio, parecchio il suo volto. Bravo. Ecco, e quindi io immagino che tu hai un po' seguito questa tendenza cercando di venire incontro proprio a un cambiamento sociale netto, perché è impressionante, Prato, le trasformazioni che ci sono state in quella città, ha cambiato non solo il volto della sua composizione sociale, ma anche proprio la sua tradizione produttiva, tutti i legami con il passato che affondano le radici veramente nei secoli. Come hai vissuto questa trasformazione e come tu hai cercato di seguirla, ecco, da edicolante? Ecco, vedi Fabio, diciamo che partiamo con questo concetto. Io sono perito chimico, vengo proprio da Prato. Io sono uno dei rifiutati, ora è 15 anni che abbiamo questa isola, che siamo rifiutati dal concetto del lavoro, perché l'arrivo dei cinesi, non controllati dall'amministrazione comunale, perché è proprio questo il vero senso. L'amministrazione comunale pratese purtroppo era leggera, è ancora leggera e non ha controllato quello che deve controllare. E praticamente ha distrutto tutto il tessuto sociale che si basava sul tessile. E poi, ti ho detto, noi siamo fuoriusciti dal tessile, come me e tanti altri, anche nella mia scuola, i Buggi, noi abbiamo fatto, che è andato a mettere una ristorazione, che ha aperto. Insomma, è uscito fuori completamente, ha distrutto completamente il tessuto sociale del testo e abbiamo preso questa edicola. E purtroppo anche questo è cambiato negli anni, perché diciamo l'extracomunitario purtroppo non siamo pieni, ma questo non è un genere d'accusa dell'extracomunitario, No, certo, però non poi... compra, no, non compra, non co ha un altro, concetto di vita, non compra le bustine ai bambini, non compra magari anche la cartoleria. Si usa i propri canali, che è l'attuale tutta cinese, ti immagini, che non vengono a comprare la mia cartoleria, la roba la comprano nel loro spazio, nella loro distribuzione. Giornali non parlano italiano, pensate se prendono i giornali, ma non parlano italiano gente da 20 anni che è qui, perché Sì. hanno costruito la propria comunità, è una comunità all'interno della comunità. Questo purtroppo è la realtà Ce l'hai? dell'edicola. Stefano, ce l'hai qualche numero sotto mano? Cioè così per capire Il qualche numero? sui... Numero semplicemente, diciamo che Prato di residenze normali fa 180.000 abitanti circa, poi ci sono
30.000 cinesi regolari segnati e si prevede che ce ne sia 300.000 clandestini, senza contare gli albanesi, i marocchini, insomma, veramente è più della popolazione stanziale che Accidenti. vive, insomma, è un po', insomma, lo sai, no? È sulle cronache nazionali il concetto Prato. Certo, È proprio certo. l'errore che è stato fatto la non integrazione, perché questi personaggi si potevano integrare come? Mettendole alle nostre regole. Dice te non scarichi nel pozzo gli scarichi industriali, li scarichi nel giusto contesto del depuratore. E invece l'amministrazione comunale, torno a ripeterti, un po' perché lassiva, non voglio entrare nell'inverso. Comunque il danno è stato fatto enorme, è stato distrutto un know-how che era un'eccellenza, Prato, ecco. Ora purtroppo non si vende più neanche i giornali, il problema è quello lì, capito? Certo. Siamo scappati e è diventata una tragedia anche quella. Comunque non ci lamentiamo più di tanto, dai, dobbiamo Ecco, lavorare. tornando proprio alla tua attività, dicevamo negli anni si è sicuramente modificata. Come sei stato appresso a queste modifiche? Che cosa hai fatto per cercare di, non dico fare, diciamo, gli stessi passaggi dei mitici anni 70 e 80, però insomma per mantenerti sicuramente a galla. No, è nulla, nulla, è l'unica è avere una grossa cortesia nei pochi clienti che sono rimasti e comprano il giornale e cercare di seguirli nel miglior modo possibile. E soprattutto cercare di difenderci un po' da qualche soprusetto che fa il distributore locale, sai, no, ne portati di niente, roba che gli Certo. mandi e di tutta la landata, è un classico. Abbiamo computerizzato tutto, cerchiamo un pochino di difendere quella maniera, però è inutile, dice no, io ce l'ho, eppure si chiama mandala. Che il fegato gonfia sempre di più in queste cose. Poi insomma, Certo. anche altre cose, ha fatto questo distributore, ha messo un proprio punto di vendita alle coop, insomma, è diciamo un po' scorretto, ecco, al di fuori delle regole normali. Ora speriamo che con questa nuova riforma, soprattutto che si possa anche restituire quello che non è invendibile. A me mi manda per dire 10 pezzi da 10 anni che non ho mai venduto un pezzo e continuano a mandarmi questi 10 pezzi e vogliono i soldi subito. Insomma, è sbagliato, ecco, secondo me. Dovrebbe Certo. esserci la possibilità di poter restituire, magari tenendo uno, garantendo insomma anche l'editore la possibilità di vendita. Sì, Però qui si vede proprio. questa nuova legge qualche possibilità la dà. Adesso vedremo dopo i decreti attuativi quando la legge entrerà a pieno titolo in vigore, quindi dal prossimo 1º gennaio. Vedremo poi all'atto pratico, perché giustamente molti colleghi edicolanti. La contestazione che fanno è: ma sicuramente i principi sono giusti, cioè la legge dice le cose come vanno dette proprio su questo delicato tema, però poi bisogna vedere all'atto pratico se con i distributori i rapporti di forza saranno tali da poter rifiutare quello che loro propongono, anzi impongono, perché poi alla fine il discorso è questo. La merce non si vende, devi dare i soldi subito. Loro intanto guadagnano su quel lasso di tempo al momento del ritiro, perché mi sembra che le cose vadano in questa maniera. Sì, poi ci sono codici a barre delle volte sbagliati. Poi per dirti, scusami se rifaccio un passo indietro, per dirti, noi Vai, vai. abbiamo cercato di fare qualcosa anche per muovere un pochino le cose. Abbiamo preso un recapito posta, abbiamo preso un recapito di pacchi dell'UPS. Ora ho sentito appunto anche attraverso i Cassini che è stata a Perugia a parlare, ho sentito che c'è qualche possibilità insomma, Sì. di Certo. cercare di far girare il più possibile i clienti in edicola. Così mossi dalla pietà, comprano anche un giornale per ritirare una raccomandata a un pacco. Sì, Nexiv e QR Post sono delle convenzioni interessanti. Noi ne abbiamo parlato per radio, abbiamo anche raccolto qualche testimonianza di edicolante che ha cominciato quest'estate e ha visto dei risultati concreti, diciamo così. Non eccezionali, ma sicuramente incoraggianti, sicuramente incoraggianti. Sì, E certamente. comunque la cosa importante è che sembra che sono risultati che stanno nel segno delle previsioni.
e cioè al momento di stipulare il contratto, parlo di Nexiv in questo caso, Nexiv dà un quadro più o meno di riferimento per capire la movimentazione così, e sembra che questi risultati stiano un po' in quel quadro lì. Questo è incoraggiante perché appunto vuol dire che Nexiv o chi al posto di Nexia, adesso non voglio fare uno spot, ma insomma, c'è una correlazione tra quello che si dice e poi quello che si ottiene all'atto pratico. Sono due cose completamente diverse, QR Poste e Nexiv, ma comunque ne parleremo nei prossimi giorni. Torniamo a quello che stavamo dicendo, se ti va, insomma, se non hai altri Certo, argomenti. certo. A proposito, di Prato e dell'editoria locale, per esempio, ecco, questo è un altro spunto interessante perché i giornali locali ancora un po' si vendicchiano in edicola, almeno, ecco, e capire in una situazione in cui il giornale locale, Stefano, diventa un simbolo, diciamo così, dell'identità. E cioè proprio perché il gioco è tra diverse componenti etniche, no? Il giornale locale diventa un po' un modo per ritrovare la propria comunità, ecco, in una situazione Bravo. molto, molto, in disequilibrio. Ecco, vai. Sì, Fabio, effettivamente è così. Diciamo c'è una cerchia, soprattutto le persone anziane, che sono arroccate sulla Ronaca e legano proprio la Ronaca di Prato, che c'è sulla Nazione, sul Tirreno, insomma, su altre testate. Queste sono, diciamo, le testate locali che vanno di più. Come giornali locali, come editoria locale di Prato, purtroppo c'era due giornali, ma hanno cessato di vivere perché non avevano diffusione, ecco. Questi sono più grandi. Ma Poi, insomma, gli altri giornali. la comunità cinese si fa anche i giornali? Come va lì con Sì, l'informazione? i giornali vengono da Roma. Si fa i giornali la mattina presto, arrivano con il treno da Roma. E credimi, glieli distribuiscono in bicicletta. E la distribuzione come viene? Con le edicole oppure No, no, per. no, no, da sé, con le biciclette vanno in giro per i magazzini e distribuiscano giornali. Come in mangiare, loro hanno il loro catering e hanno i loro furgoni, passano e distribuiscono i mangiari. Hanno tutto, loro vivono tutto esclusivamente nel proprio cerchio. Non si aprono a niente. Certo, ecco, magari poi torneremo più in là con qualche altro collegamento, però, mentre tu, parli io, mi faccio sempre più, l'idea, che il punto è proprio quello che sottolineavi prima, e cioè un mancato intervento da parte dell'amministrazione locale che avrebbe potuto costruire passo passo un'integrazione che a quel punto sarebbe stata positiva per tutte, per tutti. E cioè Certo. sia per la comunità cinese che per quella italiana, perché quella italiana, lo ricordiamo, ci ha rimesso poi alla fine un'eccellenza accumulata nei secoli e quella non si ricostruisce purtroppo, non si No. ricostruisce. Cioè perché molto io, tra tanti anni, spero, perito chimico, con esperienza di lavoro, di tessile, questa cosa qua, non viene più rifatto perché la scuola non va più, non c'è più nessuno che lavora, che produce. E Prato aveva un'esistenza un po' particolare, sai, nasceva dai rifiuti, così diciamo, era un Certo. riciclaggio tessile al 90%. Per tutte le bandiere, ma la parte dice tutte le bandiere del mondo finiscono a Prato. Questo vuol dire che si prendeva tutti i cenci di tutto il mondo e venivano riciclati, veniva rifatta la stoffa. Era un'eccellenza e nessuno al mondo era riuscito a ricopiare perché era una tradizione. Poi noi, la nostra scuola, era carbonara, diciamo, sì, no, non è che si diffondesse tanto le nostre tecniche di tintoria, di fissimissaggio, queste cose qua. E si è abbattuta anche la qualità, perché un prodotto cinese fatto da loro ha il 10% della qualità che veniva fatto dal prodotto di Prato, che era già un prodotto, diciamo, non di eccellentissima rispetto a quello inglese. Tutto Sì, nasce in Inghilterra, lo sai, la stoffa. sì, sì. E noi si è un po' ricopiato il discorso, ma praticamente non si faceva dallo scarto tessile. Se pensa anche per il discorso dei rifiuti, era una cosa eccellente, perché c'era il riciclaggio dei rifiuti, perché il cencio vecchio, come lo chiamiamo noi, è un rifiuto, è una Sì. maglia bucata, è un rifiuto, è ancora, è un rifiuto e può essere inquinante. Invece prima veniva tutto riciclato, veniva tutto rifatto.